questo giorno di Santa Rita, che comunque registra una grande affluenza, ovviamente in un periodo difficile come la pandemia. Qual è il suo messaggio? Santa Rita è la santa degli impossibili e dunque chiediamo la sua intercessione per uscire definitivamente da questa zona d'ombra che ci ha tenuti attanagliati a paura per tanto tempo. Quindi ci rivolgiamo a lei, alla sua intercessione, è una presenza molto sentita nella devozione degli avellinesi e quindi sarà lei a pensare a noi. Una preghiera anche per chi non ce l'ha fatta in questa guerra, come l'ha definita sempre lei. Come dire, ci sono i reduci e ci sono i caduti in ogni guerra, e i caduti sono tanti, come una città, come se fosse stata abolita, rasa al suolo, una intera città. Quindi è un dolore grande che ci portiamo dentro e che porteremo con noi anche nella preghiera. La pandemia logicamente è un'esperienza che stiamo facendo e la gente in qualche modo recupera anche un senso, per dare un senso anche a questo momento di difficoltà che tutti vivono a vari livelli, non semplicemente fisico nostro personale, recupera dalla santa, a mio parere, la voglia di trovare delle motivazioni anche per sostenersi in questo cammino, non tanto per i miracoli che tante volte di cui si parla, ma dall'esempio di questa donna ci viene la capacità di sapersi incarnare nei luoghi della vita, perché Santa Rita ha avuto questa capacità al suo tempo di trovare la giusta relazione tra la sua persona, la famiglia e l'ambiente in cui viveva.